È iniziata oggi a Pesaro la Fiera di San Nicola, un evento atteso da tutti i pesaresi e non solo, che proseguirà fino al 12 settembre. Oggi il lungomare, sin dalle prime ore del mattino, è stato invaso dai colori, sapori e profumi della tradizione, con oltre 500 espositori provenienti da tutta Italia. La Fiera di San Nicola, pur restando per la città di Pesaro una tradizione, si rinnova di anno in anno, diventando sempre più attenta alle esigenze di cittadini e turisti. Primo giorno di fiera, come sta andando? Molto bene, abbiamo fatto shopping. Cosa avete acquistato? Un paio di pantaloni, delle cose per la casa. Ci sono dei prezzi interessanti, delle offerte, occasioni? Ma sì, per le cose per la casa, sì. Ho preso uno scolapasta, una grattugia, perché devo traslocare, quindi sì. Sì, costa di meno qua. Mi piace molto la fiera, ho preso un po' di borse, un po' di robe. I prezzi? Buoni, 10-15 euro. Mi piacciono più le bancarelle in cui devi un po' cercare che quelle standard che trovi anche nei centri commerciali. Come sta andando la fiera? Benissimo, ottimo. Ho comprato un bel giubbotto usato che costava 1000 euro, l'ho pagato 80 euro. Quindi ho risparmiato. Dovete venire in fiera, però dovete cercare bene nelle bancarelle e prendere le cose giuste. Ho acquistato un blazer e delle mutande e sì, diciamo che ho trovato il blazer a buon prezzo, quindi sono soddisfatta. Cerca qualcosa in particolare oppure? Veramente un po' in generale, non abbiamo grandi esigenze, quindi vedevamo un pochettino tutto quello che c'era. Secondo lei c'è ancora convenienza oppure no? Ah, ma secondo me sì, dai, tutto sommato sì, ci sta. E ho acquistato due borse e una maglia. Sì, molto conveniente. Una maglia a metà prezzo firmata e due borse non firmate, però molto carine. I prezzi sono ancora convenienti oppure si fa fatica? Io sono appena arrivata, però per ora sì, sono abbastanza convenienti. Poi vediamo più avanti. Cerca qualcosa in particolare oppure si va a caccia dell'affare? No, si fa il solito girettino della fiera. Negli ultimi anni la Fiera di San Nicola si è arricchita di aspetti curiosi e coinvolgenti. Accanto ai banchi degli ambulanti delle merci più svariate ci sono bancarelle di sapore popolare, dalle enogastronomie regionali ai prodotti più comuni come la cipolla, prodotto originario della fiera. Non mancano poi animazioni per bambini e adulti nei pressi della Palla di Pomodoro. La novità dell'anno per la Fiera di San Nicola è la Capitale del Gusto, uno spazio su Viale della Repubblica che ospita le eccellenze enogastronomiche del territorio nel segno di Pesaro 2024. Presente in questo spazio la Proloco di Fano. Stiamo partendo adesso, sembra che si muova la cosa. Qual è il vostro menù? Il nostro menù è pesce fritto e patatine fritte, calamari e gamberi e patatine fritte.